La bella bella, molto bene, benvenuti a tutti di nuovo. Ribenvenuti, seconda parte di Forse Tom, seconda parte perché? Perché dovete sapere che Facebook e anche YouTube, penso, hanno un limite di 8 ore di live. Eravamo a 7 minuti 58, eh sì, 7 minuti, 7 ore 58 e abbiamo dovuto interrompere tutto per rilanciarla da qua. Bene, siamo al panel che mi emoziona forse più di tutti, senza nulla togliere al resto del programma e al resto degli ospiti. Un panel che si chiama Le voci della galassia. Perché? Perché avremo ospiti, due grandi ospiti, che sono Ottavia Piccolo e Massimo Foschi, che non hanno bisogno di presentazione, ovviamente, ma io lo faccio lo stesso. Sono stati le voci di Leia e Darth Vader nella trilogia originale e anche nella parte sequel, insomma, che ha visto Leia, ha visto comunque Vader in Rogue One. Una grande, grande, grande emozione. Quindi, Marco sta suonando. Ok, si è mutato, perfetto. Quindi, allora, ragazzi, io direi innanzitutto di saluto i miei compañeros, che sono Francesca e Marco. Marco sta contattando, vi spiego un attimo questa cosa tecnica, poi lascio lo spazio alle presentazioni. Massimo Foschi lo stiamo contattando via Skype, quindi sentirete la voce. Ottavia Piccolo invece è qui collegata, che la faremo entrare a brevissimo. Non vediamo l'ora di parlare con loro. Lascio la presentazione alla mia amica Francesca che freme, la vedo fremere. Vai Francesca, vai, vai, presentaci i nostri ospiti. Allora, Ottavia inizia giovanissima a calcare il palcoscenico con Anna dei Miracoli di William Gibson e successivamente esordisce al cinema con Il Gattopardo di Luchino Visconti e qualche anno dopo vince il Nastro d'Argento come migliore attrice protagonista, il Davide Speciale ai Davide di Donatello e il Globo d'Oro come migliore attrice rivelazione. Durante tutta la sua vita si dedica soprattutto al teatro, ma partecipa anche a sceneggiati televisivi, programmi radiofonici e incide con un 45 giri. Al cinema lavora con registi enormi come Ettore Scola, Franco Amurri, insieme ad Alessandro Eiber, solo per citarne alcuni. Occasionalmente si dedica anche al doppiaggio ed è per questo che noi la conosciamo come la voce di Carrie Fisher. Beh, io la farei entrare a questo punto, no? È con Eccola noi, qua. Benvenuta, Ottavia, benvenuta. Buonasera. Ottavia. Benvenuta. Grazie Grazie, 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 grazie. a te per essere Sì, qua. beh, la mia storia professionale è lunga e il doppiaggio, come ha giustamente detto Francesca, non prende una grande parte nella mia vita professionale. Però diciamo che questo doppiaggio, il doppiaggio della principessa Leia, ma precedentemente Leila, perché così si Esatto. chiamava nei primi tre, attenzione, lo sapete, ma lo dico per chi arriva all'ultimo momento. Ecco, Adesso. diciamo che è stata una breve parentesi, ma breve, ma poi non tanto breve in realtà, perché i primi tre film comunque sono usciti a distanza di 3 anni, dal primo al terzo, e poi dopo tanti anni gli ultimi due impegni che sono stati meno importanti dal punto di vista proprio lavorativo, perché la principessa c'era molto meno, anzi nell'ultimo non c'era proprio, se vogliamo dirla tutta, come ben sapete. Lei non c'era più, era morta, però sono riusciti a recuperare, scene del film precedente, poi hanno fatto, insomma, hanno fatto un po' di magheggi, per cui alla fine c'è anche lei. E questo va bene, spero di esserci anche nel prossimo, a questo punto. Bene, bene, Assolutamente bene. sì. Allora, noi ti volevamo chiedere, Sì. com'è stato quando nel 2013 hai incontrato alla Mostra del Cinema di Venezia proprio Carrie Fisher? Ma allora non è stato entusiasmante, devo dire la verità, perché io mi sono fatta presentare da qualcuno, da qualcuno che conoscevo che stava lì dentro la mostra del cinema e ho fatto dire che io ero la sua voce e lei ha fatto: "Ah sì, grazie. Stop." Per cui sono rimasta un po' male, devo dire la verità. Ho detto: "Vabbè, peggio per lei." Il problema è che io non parlo inglese, lei non parlava italiano,
e quindi diciamo che il rapporto non è sbocciato. Avessi parlato inglese, forse qualcosa riuscivo a dirlo, anche perché era un'attrice che io stimavo moltissimo, non soltanto per Guerre Stellari, ovviamente, per Star Wars, ma perché era un'attrice particolarissima, tra l'altro una scrittrice, insomma una persona di altissimo livello, malgrado tutti i suoi problemi, che ha raccontato poi in modo molto molto americano, dove non si preoccupano di raccontare le loro, anche insomma, i punti oscuri della loro vita. Ok, direi un attimo di fare un attimo introduzione, sì. Anche introduciamo anche Massimo Foschi. Sì, dai, è in linea, speriamo che funzioni, che non ci siano problemi, che riusciate a sentirlo. Al momento lui sente solo me, adesso gli passerò poi io le domande. Intanto vi dico, lui nasce a Forlì e fin da giovane, quindi è un romagnolo come me, fin da giovane scrive e recita poesie. L'esperienza all'Accademia d'Arte Drammatica di Roma ne esalta le doti teatrali, dando inizio a una costante carriera sui palchi della capitale e anche di Milano. A fianco del teatro affianca il doppiaggio e la partecipazione ad alcuni sceneggiati televisivi, per arrivare alla sua prima esperienza cinematografica ne Il medico della mutua, ma è successivo Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, film che vince l'Oscar come miglior film straniero, che gli rende giustizia con un personaggio di spessore. Prosegue la sua carriera tra cinema e teatro, lavorando con registi come Franco Zeffirelli, Gabriele Lavia, Giuliano Montaldo, Marco Tullio Giordana e tanti altri. Molto importante è anche la sua carriera come doppiatore, durante la quale presta la propria voce ad attori come Donald Sutherland, Burt Lancaster, Max von Sydow, David Prowse in Arancia Meccanica e anche ovviamente James Earl Jones nel ruolo di Darth Vader, ed è uno dei motivi per cui appunto l'abbiamo invitato qui. Benvenuto Massimo, vediamo se riescono a sentirti i nostri ascoltatori. No, certamente, la forza ha queste possibilità. Grande. Si sente, vero? Si sente, sì, un po' bassino, ma si sente. Sì, perfetto. Anche loro ti hanno sentito, perfetto. Allora, come per Ottavia, ti faccio subito una prima domanda, proprio legata un po' a quello che è la tua esperienza di doppiatore, doppiaggio di Darth Vader. Com'è stato affrontare il doppiaggio di un personaggio di cui non potevi vedere il labiale, appunto? Più comodo, perché non dovevo andare a sync con le sue labbra o con l'espressione del suo viso, e quindi l'ho fatto con tranquillità. Il direttore di doppiaggio Mario Maldesi allora mi disse: la tua voce, quando sei un po', quando ti avvii verso l'incazzatura, e però senza incazzarti, però quel greve che tu sei a volte, e quindi ho seguito i consigli, ma poi ce l'avevo dentro, anche perché ero inconsapevole di tutto quello che era stato tramato alle mie spalle. In fondo io avevo un figlio e una figlia gemelli, e parlo come personaggio naturalmente. E la figlia in un'altra vita avevo cercato di farla mia come innamorata nell'Orlando, e non ne ha voluto sapere lei. E qua come figlia mi era contraria, come io ero contrario a lei, pur volendole bene. Ciao Ottavia. Ti saluta anche lei. Che meraviglia. Voi non potete capire la mia emozione, sì, in questo momento. Io. Chi ci unirà a lavorare insieme, forse può essere il tuo amato Massini. Anzi, diglielo che scriva una cosa da fare insieme, da noi, tu anziana e io vecchio. Okay. No, due ragazzi. Sta rispondendo. Due ragazzi con i capelli bianchi, diteglielo. Ha detto di dirti due ragazzi con i capelli bianchi. Ah,
perfetto, benissimo. Così siamo. Ma volevo dire, con Massimo noi ci conosciamo da... Sì, sì, adesso facciamo un po' per uno, adesso facciamo un'altra domanda a Ottavio, poi dopo faccio un'altra domanda anche a te. Scusate, allora, chiedo scusa un po' al pubblico di questo intermezzo che faccio, ma devo cercare di trasmettere a Massimo Foschi quello che viene in chat e viceversa, per cui c'è questo piccolo gap. Io tra l'altro sono talmente emozionato che non riuscirei a chiedere niente, quindi io mi siedo qua e mi godo il momento, ok? Esatto. Appena riesco un attimo a rincampanarmi. Prendi fiato. Sì, sì, no. Allora, nonostante l'emozione, io voglio chiedere appunto a Ottavia, la principessa lei è una donna all'apparenza molto, molto delicata, ma che in realtà dimostra una grande forza, determinazione e indipendenza. È stato facile immedesimarsi in un personaggio femminile così poco comune negli anni 70? Cioè, Oppa, succede niente. Succede, ci ricollegherà. Vabbè, Intanto, sì, 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 intanto che emozione. Sì, no, è pazzesco. Marco, vuoi procedere con una domanda per Massimo? Eccola, è tornata. Allora, è tornata, ok. Tutto ok. Probabilmente qualche piccolo problema di connessione, ci sta. Adesso mi sentite? Perché perfettamente. Perfettamente. Io non sento più niente. Eccomi. Molto bene. No, mi stavo rispondendo, Francesca. È stato abbastanza facile perché era un personaggio che tutto sommato mi corrispondeva abbastanza, cioè una ragazza con un carattere bello forte, il sogno di tutte le donne, una che comanda un'astronave, è comandante in capo di tutto l'esercito, ma che vuoi di più dalla vita? Era un personaggio bellissimo e quindi anche facile, contrariamente a Massimo, che invece poteva fregarsene del sync. Ecco, la difficoltà per noi è stata invece lavorare come sempre per il doppiaggio, lavorare sul sync e cercare di rendere il più possibile le cose che come le diceva lei. Ecco, per il resto avevamo un direttore di doppiaggio, soprattutto in i primi tre film, veramente bravo, che era Mario Maldesi, che era l'unico problema era che aveva deciso i nomi come gli pareva a lui, e quindi, come vi avevo detto, io ero diventata Leila invece che Leia, per il resto. Ma poi volevo dire una cosa. Io con Massimo ho lavorato più di una volta in teatro, e lui si riferiva al fatto che fosse innamorato di me e io non gli davo retta, naturalmente all'Orlando Furioso con la regia di Luca Ronconi, dove io facevo Angelica e lui faceva Orlando. Ecco, faceva il super protagonista e mi correva dietro per tutte le selve e le foreste e io scappavo sempre. Ecco, che meraviglia. Posso fare forse vi ha anche sentito, dovrebbe avervi sentito davvero? Sì. Allora. Ride. Ha sentito. Sì. Ha sentito. Sì. Io vorrei fare una domanda a Ottavio e a Massimo fuori dalle domande che ci siamo scritti, scusatemi, ma io devo fare questa domanda. All'epoca Star Wars è stato qualcosa di totalmente fuori dagli schemi, no? Se vogliamo, è stato qualcosa che in un certo senso, comunque in qualche qual modo, ha rivoluzionato il cinema. Quando siete stati coinvolti, voi c'era il sentore che questo film avesse questo potenziale dietro, cioè che poi si sarebbe creato questo contorno? Cioè, l'avreste mai detto all'epoca? Per quanto mi riguarda, assolutamente no. Per quanto mi riguarda, assolutamente no. Anzi, se devo dire la verità, credevo che sarebbe stata una cosa che finiva lì, soprattutto dopo il primo. Bello, divertente, una cosa per bambini. Non sapevo assolutamente, era contentissimo mio figlio, che siamo andati a vedere il film in originale, perché una volta il doppiaggio è una cosa seria. Quindi prima di cominciare il doppiaggio abbiamo visto tutto il film
in originale ovviamente, e poi abbiamo cominciato a lavorare. E ci ho portato mio figlio che era felicissimo, ha visto tutte queste cose che non immaginava neanche, un gran bel gioco, ma non pensavo che sarebbe diventato un successo mondiale e con tutto quello che c'è intorno. E se siamo qui a parlarne è proprio perché è diventato, ha cambiato veramente, secondo me, la storia del cinema, come diceva giustamente Manuel. Sì, sì, così. Tocca a me? Sì, sì, di sì, pure Massimo. Allora, sono d'accordo completamente con Ottavia. Anch'io non avevo la sensazione, però a volte negli spettacoli dove che abbiamo toccato nella nostra vita, dove c'è anche fantasia, si richiede fantasia, a volte nascono delle sorprese come questa, in cui la fantasia viene stimolata, così come veniva stimolata molto nell'Orlando, tanto per citare sempre il solito spettacolo che ci ha accomunati. A proposito di figli, mio figlio non lo facemmo andare a vedere il primo che avevo doppiato, perché risultavo cattivo, e siccome non aveva faccia, veniva fuori la voce, la voce era quella di papà Massimo. Terribile, certo. Lo portammo, Marco, a vedere il film. Lo portammo a vedere il secondo che uscì, che ormai era diventato più grande, e naturalmente lui si vantò con i suoi compagni di scuola, faceva la prima o seconda elementare, di essere il figlio di quella voce. Un giorno andai a prendere il figlio di Darvene. La scuola dove andava era a Fontana di Trevi a Roma, e aspettando fuori sulla strada si parlava con gli altri genitori, poi uscirono i ragazzi e si parlava sempre, noi più grandi, più alti anche, i genitori, si parlava un po' tra di noi, i bambini giocavano, scherzavano dopo le ore della scuola. A un certo punto mi sento tirare la giacca e sento una voce, ma un vocione proprio di un bambino, ma un vocione grosso: oh, fammi la voce. Non sento, non vedo nessuno. Dopo un sento di nuovo la giacca, ma dai, sta voce. Finalmente vedo, c'era un ragazzino, il più basso di tutti, ma che ha questa vocione enorme. E io gli dico: scusa, non posso, siamo qui in mezzo a tutti, in mezzo alla strada, e dai, e falla, tanto che te ne frega, così. Ma no, guarda, veramente non posso. E dai, falla sta voce, dai, e dai, la forza sia con te. Oh, l'ha fatta! Non ragazzini, anche ragazzini, ma anche vecchie signore o signori, non vecchi, ma quanto anziani, che a volte si diranno: scusi, ma lei, d'accordo, la forza è con lei. Mamma mia. Non avendo una faccia, la faccia di Sean Penn, dico, per dire, era Sean Penn, questo no, questo la faccia è la voce, e quindi corrispondeva, certo. Però devo dire, con tanta simpatia da parte sempre di tutti, ho addormentato dei figli di amici che non volevano dormire, soltanto alle 10:30 di sera dico: la forza sia con te, dormi tranquillo, eccetera.
Io sono sicuro che da tutti i nostri ascoltatori, tutti quelli che ci stanno seguendo, avranno chiuso gli occhi e avranno immaginato Darth Vader che sta parlando con noi, quindi sono sicuro che molti di loro l'avranno fatto. Io ho i brividi. Io voglio andare a dormire con Massimo che mi dice tutte le sere che la forza sia con te. Esatto. Adesso il figlio di cui parlavo prima, che addormentavo dicendogli la forza sia con te, è alto 1,95 e pesa 115 kg. È un ragazzo bellissimo. Quindi, vedi? La forza che effetti fa. Esatto. La forza che fa. A proposito, come sta tuo figlio, Ottavia? Ottavia. Bene, grazie. Il tuo anche, sì. Sì. Poi, tutto prima bene. Poi ci incontreremo. Benissimo. Ottavia. Ti ho visto l'altro giorno. Prima o poi ci incontreremo. Incontreremo. Vorrei fare anch'io una domanda ad entrambi. Dopo appunto sì. la trilogia originale, siete stati richiamati per ridoppiare anche gli stessi personaggi molto più avanti, molto nel 2000, con l'ultima, con la sequel, con gli ultimi tre film. Com'è stato riprendere i personaggi che avevate lasciato tempo prima, anni prima? Rispondo subito io per primo. Per me non è stato difficile. Io? Dicevo una Vado. Sola battuta. Vai. E quindi tutto regolare. Ok. Ottavia? Ottavia? Beh, anch'io non ho avuto molto da fare. Non ho avuto molto da fare, come dicevo. La voce era cambiata, invecchiata, come cambiata e invecchiata quella di Carrie Fisher, quindi le cose sono andate abbastanza in modo abbastanza regolare. No, la cosa impressionante, ma questo l'ho già raccontato più di una volta, è il sistema è per il doppio le cose di questa sala, perché non si può vedere la scena insieme, c'è un problema dalla Disney, praticamente vedevo solo c'è qualche problema di linea con Ottavia. Adesso si ricollegherà a breve. Sì. Intanto Massimo, volevo farti una domanda, un'altra domanda, che un pochino in qualche modo abbiamo parlato prima. Ecco, è tornata. Lasciamo io non so che succede. Ecco. Non ti preoccupare, Ottavia. Non capisco, io ho tutto capisco. Un bel coso qui. Sono gli imperiali. Che noia queste cose. No. È l'impero. No, dicevo che per doppiare Carrie Fisher io vedevo soltanto così. Appena la sua bocca e i suoi occhi e basta. È stata abbastanza difficile da questo punto di vista. Sentite ragazzi, io però devo salutarvi. No, però per salutarvi devo farvi vedere questo. Scusa. Sono socio onorario, vedete? No, sì, adesso lo vediamo di Empira. Esatto. Grandissima. Sono onorario. Ecco, volevo farvi vedere questo e poi volevo salutarvi. Io non so come mettermi. Ecco, così c'è tutto. Sono socio onorario. Vi saluto. Salutatemi Massimo se non mi sente. Vi bacio perché ho un altro appuntamento. Baci, grazie. Ciao Ottavia, grazie mille. Mille. Divertitevi e la forza sia con voi. Anche con te. Ciao Ottavia, grazie mille. Grazie mille. Grazie, grazie. Ciao, a presto. Ciao. Grazie infinita. Certo. Ottavia aveva un impegno per cui si sta scollegando. Ho capito. Ora proseguiamo. Allora se non l'ho salutata... Ah, però sì.
La chiamo. Ok, ti stavo facendo una domanda. Ne abbiamo, dicevo, forse ne avevamo parlato un pochino anche prima, ma volevo entrare un pochino più nel particolare, perché una delle frasi più iconiche, forse la più iconica di Star Wars, è quel famoso "io sono tuo padre". In quel momento, quando è arrivato il momento di doppiare e di dire quella frase, c'era la percezione che sarebbe stata una frase che sarebbe entrata nella storia, che sarebbe diventata una frase così famosa, conosciuta e detta e ricordata da tutti per 40 anni e chissà quanti altri anni ancora? No, non c'era questa percezione. Perché doppiando eravamo dentro alla storia, alla favola, non c'era neanche subito dopo. È stato, io l'ho avuta nel tempo, quando anni dopo, quando qualcuno mi chiedeva o alle convention, quando andavo, quando partecipavo, oppure anche alle certe interviste radiofoniche o altro, chiedevano perché non ci fai quella frase "io sono tuo padre". Ma io lì per lì mi sono domandato, ma perché vogliono quella? Ce ne sono altre, per esempio, "tu sottovaluti il mio potere", oppure "trovo insopportabile la tua mancanza di fede". Ecco, "io sono tuo padre" è una cosa normale, invece assurge proprio i due personaggi si riuniscono e vale per tutti, soprattutto i maschi. Le domande che mi hanno fatto sono sempre state fatte da maschi, mai da femmine, è la figura veramente paterna, il riconoscimento. E quindi non per niente quanti romanzi, poi anche alcuni tradotti in film, sono centrati sulla ricerca del padre, perché la madre c'è. Sì, si può anche essere orfani di madre, oppure o perché è morta oppure perché è scomparsa, ma fondamentalmente si rimane con la mamma e a volte il padre, o perché è militare o per altre ragioni, può anche scomparire. È la ricerca del padre. Si pensa a quel film "La Valle dell'Eden", fin di anni fa, ma tratto da un romanzo di Steinbeck, oppure tanti altri. La ricerca del padre è fondamentale. Addirittura non dimenticavo il prototipo, l'Edipo Re. Sì. La ricerca della verità è capire, sapere, soprattutto sapere che ho ucciso colui che è il mio genitore. L'Edipo è una delle cose più profonde, nel senso che appartiene all'umanità in una maniera totale, molto più dell'Amleto. L'Amleto è una parte dell'uomo, ma l'Edipo è l'uomo. Parlo così anche perché ho avuto la fortuna di interpretarlo tanti anni fa con la regia di un grande regista, Orazio Costa, e c'è un punto in cui alla fine, quando scopre la verità, cioè che lui ha ucciso suo padre non sapendo che è suo padre naturalmente, alla fine decide, non lo sappiamo ancora noi spettatori, decide di accecarsi, cioè di togliersi dalla luce per non avere più la possibilità di vedere le cose, le persone, niente. E c'è le parole greche sono sempre molto bivalenti, trivalenti, con più significati, e la parola dice "o fotos", inizia
lascia che io ti guardi per l'ultima volta. Solitamente si traduce luce o luce, lascia che io ti guardi per l'ultima volta. Orazio Costa, che aveva fatto anche la traduzione, arrivati a quel punto mi disse, dopo che eravamo già in prova e il personaggio era abbastanza maturo, mi disse: ti lascio scegliere, perché fotos come secondo significato significa uomo, o uomo, che io ti guardi per l'ultima volta. Lascio scegliere a te se dire o luce oppure o uomo. Io scelsi o uomo. Scusate questa parentesi, ma no, mi è venuta. No, no, ma il riconoscimento del padre. Commossi. Io sono senza parole. In silenzio religioso per ascoltare rapito, veramente, assolutamente. Poi abbiamo qui, è entrato in diretta Roby Rani, che è il presidente della nostra associazione. Lui, tra l'altro, indossa alle convention il costume di Darth Vader, quindi chi più di lui, quando ti sente parlare, è emozionato, vero Roby? Beh, assolutamente sì. Ciao Massimo. Mi sente Massimo? Mi senti Massimo? Posso parlare? Riesco a sentire quello che dicono loro? No, non sento. No. Prova a parlare, Roby. Massimo, mi senti? No, secondo me ti senti solo te, Marco. Ok. Adesso sta parlando Roby, vai, gli riferisco. No, niente, per me è una roba fuori di testa sentire quella voce, perché non fai altro che immaginarti quella voce dal dietro il casco, l'elmo di Vader, per cui chiedigli di dire io sono tuo padre, ti prego, chiedigli una volta sola, devi farlo. Mi ha confermato che assolutamente sentire la tua voce è qualcosa di incredibile, e mi ha chiesto di chiederti se puoi dirgli io sono tuo padre. Vedi che sì, la forza con il suo potere colpisce ancora. No, io sono tuo padre. Eccolo lì. Sì. D'altro canto, vedi, mi fa piacere, anche se mi sono dilungato, spero non troppo, parlando di Ediposi, ma ci sono questi ritorni, ci sono. I bravi sceneggiatori sanno queste cose, cioè sono depositate, ci sono delle cose fondamentali che attraggono l'uomo sempre, e questo, la ricerca del padre è una di quelle. Comunque è come per quello che riguarda noi esterni da questo mondo del doppiaggio, che spesso è forse un po' troppo sottovalutato, mi prendo anche le mie colpe, e infatti non vedo l'ora di fare un panel successivo per dare le mie scuse in pubblico, e quanto in realtà dietro un adattamento non ci sia un semplice traduci quella frase in italiano, ma ci sia una ricerca molto più importante, sia a livello del labiale, per cercare di fare coincidere il più possibile quello che diciamo con la nostra lingua con quello che viene detto in inglese, sia da un certo tipo di significato. Per cui, se ho capito bene, sono entrato dopo, ma si parlava proprio di un significato molto importante di queste delle parole di Vader a Luke: voglio vedere negli occhi per l'ultima volta, queste cose qua. Per cui, insomma, ecco, credo che il doppiaggio vada un minimo rivalutato, rimangiandomi diverse cose, ma quando sento Massimo Foschi che dice io sono tuo padre e non sopporto la tua mancanza di fede, io sono conquistato, per cui crollo. Io non sto dicendo niente, io non riesco ad aprire bocca. No, io sono rimasta proprio colpita dal paragone con Edipo Re, e effettivamente non avevo mai riflettuto su lascia che ti guardi con i miei veri occhi, no? Cioè, c'è questo parallelismo che è naturale, è davvero naturale. Esatto. Ed è epica che incontra l'epica, il teatro che incontra il cinema, l'arte che incontra l'arte. È Star Wars. Sono le storie che ci sono piaciute sempre, anche quando non esistevano. il mito, la leggenda. Incredibile. Marco, immagino stia ripetendo quello che diciamo noi, no? Sì.
Sì, sì, ho cercato di... Sì, 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 praticamente hanno tutti quanti detto quanto sia incredibile quello che sta succedendo, stiamo ascoltando, e anche Francesca rimarcava proprio il fatto di quello che hai detto su Edipo Re, che ha appunto concordato su quello che dici. Vediamo se ci sono... Hai ancora qualche minuto di tempo per dedicarci? Certo, vediamo se ci sono... Prego, dimmi. Marco, io vorrei chiedergli una cosa, se ovviamente... Sì, c'è una domanda, adesso poi te la riferisco, Massimo. No, 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 io non avevo niente da dire, aspettavo una domanda. Sì, sì, la stanno facendo adesso, appena l'hanno fatta te la riferisco. Lui ha parlato molto della forza, dell'impatto di alcune parole, della storia che c'è dietro, insomma, magari anche ad alcuni dialoghi. C'è una frase detta da Darth Vader che la sente molto sua o trova particolarmente incisiva, talmente tanto da aver influenzato comunque anche il personaggio, facendolo diventare comunque, penso, il cattivo più iconico della storia del cinema? Io credo che Darth Vader lo conosca chiunque, cioè chiunque l'abbia visto comunque, almeno di estetica, no? E ha delle frasi molto incisive. C'è una frase in particolare che lui reputa particolarmente pesante su quel personaggio, insomma, che vada a spiegare, insomma, con le parole, quanto a ricalcare, per così dire, la forza, la cattiveria del personaggio, o comunque la profondità di questo? Ora, mi diceva, c'era Manuel che ovviamente diceva, al di là delle frasi, quelle più iconiche, quelle "io sono tuo padre", "non sopporto la tua mancanza di fede", voleva sapere se c'è un'altra frase, se non una di queste qui, che secondo te riescono a raccontare il personaggio di Darth Vader, a spiegare un po', a dirci quello che è in una frase, quindi a farci passare la potenza e la particolarità di questo personaggio. Beh, ce ne sono, secondo me, alcune. Per esempio, quando parla al figlio, il figlio resiste. Per esempio, quando gli dice "non puoi nasconderti all'infinito, Luke, consegnati al lato oscuro della forza", e questa è la tentazione molto potente, perché Luke ancora non sa che gli viene da suo padre, ma la sente come una sorta di tentazione. Pure dopo dice "sì, Luke, i tuoi pensieri ti tradiscono, i tuoi sentimenti hanno tradito anche lei, tua sorella gemella". Cioè, lui sente che ha a che fare con un uomo, non sa ancora che è suo padre, lo saprà o l'ha appena saputo, a proposito della sorella, io vado così un po' con i ricordi, in fondo è il passaggio tutti i padri vorrebbero che, o quasi tutti, diciamo, che i figli fossero la loro continuazione, e nello stesso tempo il figlio vuole una propria autonomia. E questa, oltretutto, se poi tra le due posizioni sono una la forza nera, diciamo, e l'altra invece è la forza della luce, cioè il male e il bene, è chiaro che il contrasto è molto forte. L'esaltazione che poi viene fuori da una sorta di la posizione di Darth Vader ad abbracciare il lato oscuro della forza, cioè ad abbracciare il male, è una sorta di infantile rivalsa nei confronti di coloro con cui ha avuto a che fare
precedentemente, Obi-Wan è uno di questi, al punto che quando molto più avanti si incontrano, ti stavo aspettando, Obi-Wan gli dice, ci incontriamo finalmente, ora il cerchio è completo. Quando ti ho lasciato ero io che ero un discepolo, ora sono io il maestro. Vedi che c'è la voglia di diventare quello che i maestri erano, però sempre con una... non gli è riuscito subito, perché per arrivare ad avere la forza da parte del bene, la si conquista mano a mano, bisogna coltivarla come tutte le pratiche che portano a dei risultati. Pensa ai risultati sportivi, ti deve allenare continuamente e tutto vale per tutto. Ecco, lui avrebbe voluto il risultato immediato, e allora ha abbracciato il male, che è molto più semplice e molto più facile. E quindi, ecco, grosso modo un pochino qualche cosa penso di avere detto, anche perché tutte le frasi che ho detto sono scritte in tutta la mia stanza, perché ormai io da 45 anni vivo di queste cose, sto scherzando. Naturalmente, ho dei fogli su cui sono scritte queste frasi, e i fogli che sono davanti a me in questo momento, perché so che mi vengono richieste, ma non posso ricordarle tutte. Però andando avanti, dicendole, ricostruisco un po' dentro di me delle cose che riguardano questo personaggio, che ho cominciato a conoscere dopo di averlo doppiato. Lì è valso l'istinto e la direzione del bravo Mario Maldesi. Guarda, ti riporto anche nella nostra, tutti quanti quelli le persone che ci stanno seguendo, ti stanno tutti quanti ringraziando per tutto quello che stai dicendo, quindi cerco di riportarti anche un po' il calore che ci stanno trasmettendo loro per queste tue parole. Bene. Avete altre domande, ragazzi, per Massimo? Bruciapelo, Darth Vader o Darth Vader? Ecco, mi hanno fatto una domanda riguardo proprio al nome del personaggio che hai interpretato, che hai doppiato. Preferisci dire Darth Vader come ai tempi o Darth Vader come adesso, riprendendo quel... Preferisco, io l'ho doppiato Darth Vader mi ricordo che dovendolo dire la prima volta, il direttore di doppiaggio ci consultò un po', era scritto nella traduzione, era scritto comunque, i nomi propri vengono scritti come sono scritti nell'originale, quindi era Darth Vader, ma non gli suonava bene, non era scorrevole come Fener. Al di là dei significati che poi si trovano anche dopo, comunque qualche significato gli sceneggiatori originali l'avevano messo in tante cose, anche nei nomi. E quindi si decise quella mattina, mi ricordo era il turno delle 9, si decise di chiamarlo Fener, e il direttore di doppiaggio dice: mi prendo io la responsabilità. Poi dopo la cosa andò avanti così, noi non ci pensammo più, e quindi per me è rimasto Fener. Tim Fener per sempre. Incredibile. Io, Marco, ringrazialo all'infinito, cioè prova a trasmettergli tutte queste 150 persone che lo stanno ringraziando in chat. Non è facile. Lo so, sì, è facile per telefono, ma sta facendo un po' soprattutto la storia di Empire, sì, del nostro gruppo di Star Wars, sì, Libre Comics, sì, di questo nuovo Force Tome. Cioè, vorrei, come Manu, vorrei che capisse
che cosa sta facendo e cosa ci sta trasmettendo. Siamo in tanti e siamo tutti estremamente emozionati, per cui grazie veramente, sul serio. Sì, sì, hanno detto grazie, perché non è facile riuscire a trasmettere quello che ci stai regalando, perché oltre alla voce, ma anche le parole, il contenuto, quello che stai dicendo è veramente un regalo enorme che ci stai facendo, e quindi forse sono un po' ripetitivo, però è veramente da parte di tutti un enorme grazie. Grazie, grazie a voi. A questo punto, ragazzi, cosa dite? Possiamo salutarlo, vero? Sì, liberiamolo. Grazie, okay, Massimo. Grazie mille ancora. Non so se vuoi aggiungere qualcosa. Ma io, siccome l'età è tanta la mia, quindi i personaggi a un certo punto sì, rimangono nel tempo. Questo è rimasto molto, molto a lungo. Però ci sono altri personaggi che nascono, quindi penso che la prossima volta, non più per Guerre Stellari, ma per altri film, magari chiamerete mio figlio, Marco. Perché no? Ha doppiato per esempio Mad Max. Assolutamente sì, allora. A roba. Ne ha doppiati tanti, io non... anche quello della... È quello dove sono i maghi, le cose. Bene, è molto bravo. Lo chiameremo sicuramente in uno delle prossime nostri progetti, assolutamente sì. Sì, no, vedi, è perché il padre desidera che il figlio continui. Continui quella che è la sua, le proprie orme, professione, quella sua cosa. Ok, un abbraccio a tutti, auguri. E la forza sia con voi. Grazie ancora, Massimo. Grazie mille. Grazie, ciao. Okay. Ciao, ciao. Mamma mia, ragazzi. Per me possiamo chiudere qua. Buon 4 maggio. No, fino a stanotte, però. Veramente. Già, che dite? È stato... Mamma mia. Sono arrivato un po' dopo, ma fortunatamente sono riuscito a liberarmi, tanta roba. Sono aperto in due. Una delle mie immagini su questa torta, ragazzi, veramente una meglio dell'altra, non so come. Guarda, tra l'altro Roby è stato in dubbio fino all'ultimo, perché non riuscivamo a trovare una quadra per farlo mettere in diretta, e ha avuto un'illuminazione Manuel all'ultimo minuto, tentativo, ha funzionato e... Ringraziamo, ce l'abbiamo fatta molto bene. No. Ringraziate Marco. Ringraziate Marco, che lui è il tecnico. Insomma, grazie Marco, a Foschi. Dai, cazzo, lasciate stare me. Pensate a Foschi, va là, che ci ha appena votato il sacco live. Che io, ragazzi, ve lo giuro, ho mal di stomaco. Io ho i brividi, veramente. Mi sono commossa. All'inizio io non volevo, cioè, in realtà, la cosa che a me ha colpito, ho due minuti per dirlo, fatemelo dire. All'inizio io non credevo che lui avesse approfondito così il personaggio. No, neanche io. Ho scritto in chat con i ragazzi, scherzando, quando ha detto gemelli, cioè ho detto, mi sono venuti i brividi semplicemente perché ha detto gemelli. Quando ha iniziato a droppare le frasi, io non ci ho più capito un cazzo. E poi a metterci quanto ha approfondito il personaggio, ma poi la piccolo, cioè... Scusate, quando ha iniziato a droppare le frasi, io non... Scusatemi, la me lo devo tatuare nel petto, perché questa è la presa. Io non, cioè, mi sono spento. Io non vado bene con sta gente qui. Io non vado bene, no, non vado bene davvero. Con Ciubecca a Lucca, io mi sono spento. Sono arrivato là, bello carico con Roby. Sì, dai, adesso gli chiedo il mondo. Mi ha fatto il verso di Ciube. Io la così, bravo, come si chiama? Il verso di Ciube. Presidente, io. Pronto. E adesso la stessa cosa, no? Io non vado bene con questa gente, mi spengo. Vabbè, comunque, visto che siamo in diretta, volevo far vedere annuncio della Hasbro, quarto repaint dell'Elmo di Porto, in versione Death. E vai con quel repaint, ragazzi. Quarto, siamo al quarto, come gli Storm, chissà. C'è il verniciatore là che è là che stappa. Sì. Va bene. Ragazzi, prossimo panel è quello. Sì, redazione. Cavuccoli.
Esatto. Star Wars Library e Comics, che parlerà del futuro dei fumetti di Star Wars con Camuncoli e Leoni. Consigliatissimo. 10 minutini, vi preparate qua un bel caffettino e vi godete la live. Poi alle 19 parte il collegamento con le legioni ufficiali e lì vi spiegherà tutto Marco più tardi, un pochino come andrà le cose. Insomma, pian piano ci avviciniamo verso a questa serata ricchissima del Force Tom, perché non è finita. Alle 21 c'è la parte 2 di sto panel qua. Sì, abbiamo superato quindi la metà, diciamo, siamo arrivati a oltre la metà del nostro... Sì, sono stati... Tra l'altro è volato, sono stati 5 giorni veramente leggerissimi. 9 ore. 9 ore di live, siamo a 9 ore di live. Più sì, che sembrano 5 giorni, appunto. Sì, io sono qua da una settimana, praticamente. Mi sembra di essere qua da un mese, va bene. La percezione è quella. La percezione è quella, in effetti. Sì. Bene, ragazzi, vado a piangere. A dopo. Va bene. Ciao. A dopo, ragazzi. Ciao.